Approfittando del turno di riposo che il calendario concede a tutti i raggruppamenti regionali di seconda categoria, il girone H completa il quadro della 18ª giornata proponendo l'atteso recupero d'alta quota con il Real Montazzoli, terzo in graduatoria, quota 31, che riceve la battistrada Sporting San Salvo, che precede i rivali odierni di appena tre lunghezze. È innegabile dunque l'importanza della posta in palio odierna, che consentirebbe da un lato alla battistrada, che vanta l'attacco più prolifico del girone, di tornare in fuga dopo un periodo di offuscamento, e ai padroni di casa, che al contrario sfoggiano la retroguardia più ermetica, di agganciare la vetta e cominciare a pensare in grande. La gara prende avvio con oltre un'ora di ritardo a causa dell'imprevisto occorso al direttore di gara, il signor Di Nardo, della sezione di Lanciano, che fischia l'avvio ben oltre le ore 16. I locali partono col piede giusto, insidiando in avvio la porta avversaria con la percussione di Daddario, che scalda i guantoni al reattivo Manes. Le premesse sembrano incoraggianti per i locali, che si rivedono al 34esimo con l'esperto Grimaldi ribattuto dalla difesa ospite. Lo Sporting, dopo aver evitato il passivo, passa invece in vantaggio al 36esimo quando Buccione, ben appostato in aria, che riceve da Cardarella, ha il tempo per sistemare il pallone ed infilarlo con un destro chirurgico nell'angolo della porta difesa da Dinizzo. Il Real prova nei minuti di recupero della prima frazione a ristabilire gli equilibri con Del Royo, che viene ribattuto in corner dall'attenta retroguardia sansalvese. Si va dunque negli spogliatoi con la capolista in vantaggio di misura. La ripresa delle ostilità sarà di gran lunga più scoppiettante, come vedremo. Al 14esimo il direttore di gara ravvisa il fallo in aria di Marcucci sullo sgusciante Del Royo e non ha dubbi nell'indicare il dischetto. Dagli 11 metri mister Di Tondo, subentrato poco prima di Prospero, pone il sigillo alla rete che rimette tutto in discussione. Lo Sporting, che cerca di reagire con Marcucci a bersaglio ma in posizione evidentemente irregolare, si scioglie come neve al sole e abbandona qualsiasi tipo di velleità, soprattutto dopo il secondo penalty avverso decretato dal signor Di Nardo, che nel frangente ravvisa un tocco di mano in aria da parte di Potente, e neanche stavolta vi sono dubbi da parte del fischietto Frentano, né tantomeno da parte di Di Tondo, che griffa la sua doppietta di rigore. Piove sul bagnato per la truppa di mister Turchi, ridotta in 10 dopo il doppio giallo per proteste e il rosso conseguente rimediato da De Ninis, che si reca dunque alla doccia anticipata. Il Real a questo punto bada ad amministrare, non disdegnando qualche puntatina in avanti, che se al 32esimo col solito Di Tondo sfiora il tris negato da Manes e da legno trasversale, viene coronato in pieno recupero dalla rete della tranquillità suggellata da Bruno, che approfitta di un recupero di Berardinelli, che soffia il pallone tra i piedi di Torzi e mette in azione il compagno di squadra, il quale evita l'uscita di Manes e deposita il pallone nella porta ormai incustodita. Mister Rucci, premi a tutti gli effetti allora. Sì, tutto bene, diciamo che a primo tempo, dopo 20 minuti da parte del Montazzoli, poi abbiamo subito un gol inatteso, però siamo stati bravi che nel secondo tempo, con calma e pazienza, abbiamo ripreso la partita e credo anche meritatamente. Avete avvertito il disagio, insomma, del ritardo dell'arbitro oppure... Ma è logico che il ritardo dell'arbitro con la temperatura rigida di qui di Montazzoli, penso che sia la squadra nostra sia la squadra avversaria abbiamo subito, diciamo, questo amplas di aspettare, anche perché rischiavamo anche di non giocare per la notte, diciamo. Per quanto riguarda i rigori non c'è nulla da dire? Sono stati due rigori ineccepibili, anzi mi meraviglio che l'arbitro non abbia espulso l'avversario, perché il primo era netto sull'uomo e si è fatto il fallo sul rigore, era un'occasione da gol e l'arbitro doveva essere espulso. Per togliere qualsiasi dubbio, il terzo gol è fondamentale. Il terzo gol, diciamo, noi a quel punto mancava un paio di minuti, è logico che noi stavamo anche in superiorità numerica, è capitato oggi, loro tentavano di fare il pareggio, è una palla in contropiede, abbiamo fatto gol. Importante già la prossima partita? Ma la società ci ha detto di fare un bel campionato. Dopo una partenza, diciamo, non tanto bene, piano piano siamo risaliti, adesso stiamo lì e è logico, diciamo, che la fame viene mangiando. Ogni partita sarà una lotta e siamo pronti. Quando sono arrivato pieno di entusiasmo e vedo persone che credono in molte cose, insomma. Ma qui a Montazzoli abbiamo trovato dei ragazzi proprio locali che sono bravi, sono tutti giovani, penso che siamo una squadra in questa categoria la più giovane, e i ragazzi stanno giocando bene, offrono anche un bel gioco a vedere in questa categoria e meritano di essere al primo posto. Il tempo sarà decisivo allora?
Sì, il tempo sarà decisivo. Noi continueremo sempre a impegnarci, a giocare, a rispettare sempre l'avversario, perché che se che ne dicono gli avversari. Vi dico che domenica, l'altra domenica, contro la partita a Gissi, siamo usciti con applausi riconoscendo sia la superiorità e sia il comportamento della squadra.